Ancora a sinistra con 2 centimetri. Sì. Una festa per Ferrara è l'occasione, nell'anno in cui si celebra Raffaello, di celebrare un pittore capitale della cultura ferrarese tra 8 e 900, che è Gaetano Previati. Qualcuno non conoscerà questo nome, qualcuno penserà a un artista minore e nella mente lo terrà lontano dei nomi di Michelangelo, di Leonardo e di Raffaello. Ma invece va rimesso nella grande onda della cultura italiana al punto più alto, perché egli è l'artista che chiude un'epoca e apre ai futuristi, i quali riconoscono in lui, come in Pellizza da Volpedo, come in Segantini, come in Medardo Rosso, l'artista che ha in sé una capacità di andare oltre la pittura per rappresentare stati d'animo, emozioni. Quindi chi entra qui dentro sente che queste opere hanno dentro di sé una musica che è l'anima, la vita, lo spirito, questo è il simbolismo. Però poi, procedendo attraverso la tecnica divisionista, che è quella che scompone nel disegno il colore, l'artista arriva a raccontare la storia della modernità. E nel 1914-15, in un dipinto formidabile, ci fa vedere un treno che viaggia da un mondo a un altro, dal mondo agricolo al mondo industriale, come ha detto qualcuno. E certamente fa capire con ciò che è stato lusingato dalle parole di Boccioni, che nel 1911 lo indicano come un precursore. E ha voluto esserlo, passando lui dal simbolismo al futurismo. Quindi vedremo qui l'opera di un grande pittore dell'Ottocento che si fa futurista. E quello che si può dire, che vedrete in questa pittura che aspira alla condizione della musica, è lo stesso che possiamo dire di D'Annunzio quando leggiamo i suoi versi. Erano molto amici Previati e D'Annunzio, e uno con la pittura, l'altro con la poesia, trasformano la parola e il colore in musica. E questa idea di una sinestesia è un'idea wagneriana, cioè stanno insieme parola, musica, spazio, colore, e potremmo quindi dire che Previati è il D'Annunzio della pittura, e al Vittoriale vi sono alcune opere importanti in cui proprio l'idea della musica è il soggetto, per esempio, di un dipinto che si chiama Armonia, che è esposto qui a Ferrara. Ma non soltanto si celebra Previati, ma si dà a Previati lo spazio più importante della città, che sarà d'ora in avanti lo spazio per i grandi ferraresi, per le grandi collezioni legate a Ferrara, come fu in apertura la collezione della fondazione della mia famiglia, che è piena di artisti ferraresi e fra cui alcuni anche dipinti di Previati. Questa è la prima delle mostre di una serie di artisti ferraresi moderni tra 800 e 900 che troveranno qui la loro stanza ideale, perché infatti vedendo la mostra sembra che questi ambienti sontuosi, ambienti rinascimentali, con i soffitti a cassettoni e i dipinti, alle pareti attendessero qualcosa che amplifica il loro racconto e lo fa diventare un racconto moderno, quindi prolunga la stagione della grande pittura ferrarese fino al Novecento, dove non c'è più una pittura che ha la stessa forza della pittura del Rinascimento. E però Ferrara è capitale, anzi la prima capitale del mondo dell'arte del Novecento, non soltanto per Previati, per Boldini, per i grandi artisti che comunque si difendono sul fronte dell'arte europea, ma perché De Chirico, greco, viene a Torino, poi viene a Ferrara, e a Ferrara mette nel suo quadro più celebre, che sono le Muse inquietanti, il castello. Quindi da officina e laboratorio di artisti, Ferrara diventa monumento di se stessa.
e quindi è protagonista dell'arte del Novecento attraverso il dipinto di Le Chirico, che indica il castello di Ferrara come il luogo metafisico per eccellenza. In quel luogo metafisico oggi vediamo Previati, quindi vedete quante cose si intrecciano. Le Chirico stesso ammirava Previati, pittore dell'anima, e la scelta dei dipinti, in una produzione molto ampia, gli rende comunque sufficiente onore e riconoscimento del suo merito, in attesa di produrre un catalogo generale in cui tutta l'opera di lui venga pubblicata e conosciuta, e anche i disegni, le fotografie, i progetti per opere teatrali, tutto quello che lo pone al centro di un mondo che non è soltanto quello della pittura, ma della poesia, del teatro, della musica. Quindi onore a Previati, e Ferrara oggi innalza la sua gloria attraverso questo grande pittore. Gaetano Previati, tra simbolismo e futurismo, al Castello di Ferrara per i prossimi mesi.